zombie apocalypse. Bella ragazzi, Marco Drums Games Channel Trophy Hunter, andiamo a prenderci il trofeo decalcomaniaco. Applica una decalcomania su una delle tue auto. Questi sono i trofei facilissimi di Project Cars e di tutti gli altri giochi. Quello che vedete adesso è il trofeo showroom che vedete nel video. Praticamente dovete entrare tutti i giorni e comprare un'automobile che vi dà in prezzo scontato nello showroom, ma 300.000 non ce li ho. Quindi lo facciamo un altro giorno, quello di comprare l'auto nello showroom, si chiama, ve lo dico subito, cacciatore di affari, acquista dallo showroom un'auto al prezzo scontato dell'affare del giorno, ok? Invece questo che vi sto facendo vedere in questo momento è la personalizzazione della vostra macchina. Mi sto facendo proprio vedere come l'ho fatto io, ok? E si chiama il trofeo decalcomaniaco, applica più decalcomanie su una delle tue auto. Più, io l'ho fatto dappertutto, tanto per essere sicuri, però voi potete fare, non so, uno, due, tre, quello che vi piace, poi questi qui sono i trofei che si sbloccano normalmente, eh? Niente di difficile, io lo faccio vedere tanto per... Ciao amore mio bellissimo. Come stai? Ed ecco il trofeo delle decalcomanie, ragazzi, preso adesso. Andiamo invece adesso a fare evento personalizzato, selezioniamo il veicolo che volete. Il trofeo è Splash Splash, vinci una gara di 3 giri o più con clima tempesta, ragazzi, ok? Io scelgo il circuito più breve. O quello che volete, potete fare quello che volete. Andate su inverno, ma qua io lo lascerei così.
Allora io metto bagnato, bagnato ragazzi, sì, dai, bagnato, tempesta, iniziali, e per non rischiare di non prendere il trofeo, sì, sì, possiamo anche lasciare così, e tempesta, ok, no, no, mettiamo bagnato, così non rischio di fare due volte lo stesso trofeo. Ok ragazzi, allora andiamo su partenza e facciamo il trofeo, ok? Allora, ragazzi, Trophy Hunter, proviamo a fare il trofeo sul bagnato tempesta e bisogna vincerlo, raga. Io vi consiglio sempre, per fare i trofei, di giocarla facile, così non c'è tanto sbattimento, però se volete un grado di difficoltà più arduo, di farlo al livello di difficoltà che vi piace di più. Io consiglio questo, così la vincete facile e fate il trofeo. Poi tutto il resto della gara fate quello che volete, poi vedete voi. Io per certi trofei faccio così, ragazzi. Proviamo di vincerla. L'importante è vincerla a livello tempesta. Tempesta vuol dire che tutta la gara è così. Non riesco a capire perché questo gioco ha il livello di... il meteo di partenza e il meteo di fine su tutte le gare. Si incollano queste macchine qui. Ok, io lo trovo molto bello, ragazzi, come gioco platinato sarebbe figo. Non è difficile fare il platino, quindi adesso ci sto provando. La cosa più menosa è che dovete fare le gare rivali e fare 300 punti prima della fine del mese, però se giocate tutti i giorni in 2-3 settimane riuscite a farlo, le giornaliere, e poi fate la settimanale e la mensile, ok? Va, stare in pista, una parola, però sto cercando, visto che l'intelligenza artificiale l'ho messa a io sono Dio e voi siete nessuno, almeno cerco di fare i tempi. Così si fa facile il trofeo, ragazzi, eh? Ognuno gioca come si voglia di giocare. Io normalmente gioco normale o comunque al 50%, 60% della difficoltà, dell'abilità degli altri avversari, eh? 50-60. Poi quando ho tempo di giocare di più un gioco che poi ci si prende bene la mano, arrivo anche a 80, ma Formula 1 siamo arrivati a 60. Che si vincono, però vediamo un attimo. Madonna. È rally, di tutto di traverso. Tutto di traverso. Allora, non patinare che mi butti dentro al cordolo. Allora, tre giri ho già fatto. Wow. That's P1. That's exactly what we needed. E il trofeo splash splash è fatto, ragazzi. Questo è un consiglio per fare il trofeo splash splash su Project Cars 3. Fate una gara grande, ma era solo per il trofeo. Bei 10.000 ozzi sono arrivati. E anche bella il primo grado del... Oh, è un bel puntozzo del 9. Mi piace tantissimo questa cosa dei che ti deve dare tutte queste cose, sti potenziamenti, sti trofeo in Project Cars 3, multigiocatore, evento programmato, e ci iscriviamo. Iscriviti. Fra
15 minuti e 40 parte l'evento. Tra 5 minuti inizia. Tagliamo e riprendiamo dopo. Ciao. Il trofeo giusto in tempo. Gareggia una gara online, evento programmato, ragazzi, eh? Ci siamo. Un veicolo, c'è solo questo. Rossa. Dobbiamo finire l'evento. Ci 5, 4, 3, 2, 1 e via. Io spero che sia un gioco fatto bene, che se anche non c'è gente online in questo momento in questa pista, parta lo stesso, vero? Esatto. Ok, quanti menu? Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Tutti tedeschi. Bella, raga. Qui c'è gente tanto tosta. Questo che ha la linea migliore è Lost. Le macchine sono le stesse. Partiamo. Burno. Ok. Bandai Namco. Namco. Codemaster. Dai. Partiamo Codemaster. Ancora altro tempo? Ok. Impegniamoci in questi 8 giri, ragazzi, la macchina fa veramente schifo, ma dai. Tende la pata. No, non cominciare ad andare fuori. Un po'.
strano che devo prendermele tutte in derapata, mi sembra di essere sul rally. Perché proprio questa macchina qua? Lunga come pista, raga. Oh, rettilineo. Oh, è uno andato. È uno andato. Primo l'abbiamo salutato, ciao ciao, quella la conosciamo a memoria. Tutta di traverso sta macchina. È molto divertente da guidare. Però io penso che se erano più attaccati al culetto non era così bello. No, comincio a fare così. Quello dietro mi prende. Ma sta macchina va tutta di traverso. Un po' tutto il gioco di traverso, però quello dietro sta andando forte. No. Se guardo dietro e non guardo davanti, ragazzi, la gente arriva. Eccolo qua che arriva. Qua ho fatto la stupidata. Adesso mi prende e tra un po' mi passa. Tutto di traverso sta macchina.
sto concentrando, ragazzi. Primo praticamente l'abbiamo perso. Probabilmente avrà anche il volante. Sicuramente. Con queste macchine qui tutte strane. Perché la già guidando la sensibilità che abbiamo col piede non è mai quella del dito, raga. Cioè, quindi volante e pad secondo me sono due robe che non dovrebbero neanche finire dentro nella stessa gara. Quelli col volante dovrebbero giocare solo con quelli col volante, però sta macchina va tutta di traverso. L'importante è non sbagliare, poi quello che arriviamo alla fine. Ci sta. Rettilineo, raga. Il primo se ne va sempre di più. Presa giusta, però è proprio, bisogna stare attentissimi con l'acceleratore con questa macchina, raga. Ho perso un po' la concentrazione. Non so voi se vi capita che quando non vi grattate mai la faccia, non vi succede mai niente, quando siete impegnati che non si può fare vi viene da grattare dappertutto. Sembra a posto, fatto a posto. No, no. Se va in derapata si perde un botto di tempo. Thank you.
Questa dovrei averla fatta bene, eh. Ma io ci tengo a fare platino di Project Cars perché gli altri erano sempre arrivato lì per farlo, poi c'era qualche gara, qualche trofeo assurdo e non l'ho platinato. Anche GT Sport stavo facendo praticamente tutto, poi per poca roba non l'ho fatto per le gare online, mi sembra, però è una barba. Prestando tanta attenzione e sto facendo un po' cagare. Il primo ormai ha vinto la gara, cioè è in giro avanti. E online ragazzi si trova gente. Primo, brava. Secondo, sveglia di riflessi. Terzo coi mezzi, quindi volante pedaliera con la connessione buona. E poi che giocano solo magari a pochi giochi, quindi sono veramente bravi, che conoscono tutte le piste e se ne ricordano a memoria, come nei vari Call of Duty, quelli che giocano sempre e sanno le mappe, gli spawn e tutto quanto. Quindi io non mi voglio rapportare a gente bravissima che arrivo prima online, ma io voglio solo fare le mie belle gare. Io voglio fare solo le mie belle gare, ragazzi, e divertirmi con i giochi. Dai, togliti dalla... Caspita. Non ti d'accordo. Questa macchina è pazzesca, però non è proprio così tanto male, sinceramente, divertente. Bisogna andare piano. Se comincia a far destra e sinistra è finita. Allora, quell'altro sto recuperando ogni giro tempo. Sarò il primo. Adesso mi sono distratto. Mi sono andato fuori. Un conto è battere l'occhio, un conto è leggere quanto stanno andando. Sta facendo malissimo, 10 secondi da Knock e 28 da X-Splash, quindi praticamente quell'altro, il primo sta facendo un'altra gara. Ok, mi dai di traverso. Il mio record è 2.10, eh. Ok, siamo all'ultimo, raga. L'ultimo online per il trofeo. Vince una gara, multigiocatore, evento programmato, eh. Tutti gli altri sono di storia. Quello delle decalcomanie dovete praticamente andare qui, personalizza il veicolo, seleziona decalcomanie e mettere dappertutto, eh. Io prima ci ho provato, ne ho messa solo una e non me l'ha dato. Quando l'ho messa su tutta la macchina, l'ho tappezzata di roba tutte le parti e mi ha dato il trofeo del calcomanino, mi raccomando ragazzi. Io sto facendo anche i video da Crafty Hunter, se posso dare una mano.
scrivete nei commenti e appena leggo vi rispondo, ok? Chiaramente se i trofei li ho fatti, se no posso anche informarmi come farli e darvi una mano, ragazzi. L'ultimo giro, sto parlando con voi e sto facendo schifo, però l'ultimo giro ho 10 secondi da quello dietro, 30, mi prende 2 secondi a giro, quindi praticamente quello davanti non ne sta sbagliando una di curva, eh. Allora io se mi devo veramente impegnare devo stare zitto, quindi adesso sto facendo un mix per farvi vedere prima il gameplay del gioco, che comunque è fantastico e divertente, il multigiocatore e anche i trofei. Tre cose in una botta sola, in un video solo, ragazzi, da Marco Drums Games. C'è di tutto e di più. L'ultima è fatta veramente malissimo. E Drums vince la gara multigiocatore programmata. No, in realtà arriva secondo. Vediamo se arrivano gli altri. Ok, quindi bisogna aspettare anche l'ultimo, adesso l'ultimo a 7 giri indietro. Giusto in tempo, trofeo giusto in tempo. Gareggia in una gara online programmata. Gareggia vuol dire non vincere, ragazzi, deve arrivare il tipo qui. Cacciatore di affari acquista allo showroom l'auto. Eccolo qua che è arrivato, giusto in tempo. Perfetto, l'affare del giorno, dovete andare nello showroom tutti i giorni e comprare la macchina che vi dice lui. Però oggi ce n'era una da 300.000 e ho solo 100.000, quindi andateci tutti i giorni. Non spendete soldi magari, se riuscite, così riuscite a comprare quella macchina lì. Ok, vediamo quanti punti mi dà. 11.000, sempre più o meno quella è la cifra, la Lotus. Perfetto, perfetto, ragazzi. Ok, e invece il trofeo delle decalcomaniaco è quello che vi dicevo prima, applica più decalcomania su una delle tue auto. Ok, ragazzi, perfetto, dai, da Marco Drums Games Channel Trophy Hunter è tutto, Project Cars 3 bellissimo, ve lo consiglio, se non vi siete iscritti iscrivetevi al canale e al prossimo video sia di trofei che anche di gameplay e di divertimento multigiocatore con Marco Drums Games Channel e Project Cars 3 sulla PlayStation 5. Ciao a tutti ragazzi, iscrivetevi al canale e portate i vostri amici, eh? Grazie mille a tutti, ciao ciao ciao!